Poi perde palla lo stesso Priola con il fuggatore che la riconquista. E adesso il traversone del numero 2 Barbara, inglese, che per poco non colpisce col mancino. Adesso è il fulgatore che si spinge in avanti con Campanella, che addirittura arriva a entrare in area di rigore. Non c'è nulla, dice il direttore di gara. Poi aggancia bene Genna, che scappa via a Benivegna. Adesso Genna prova a guadagnare campo sulla sinistra, il numero 7 del fulgatore che entra in area di rigore, lascia partire il destro, pallone deviato, smorzato dalla difesa del Mazzara. Il cross dalla destra di Barbara con Benivegna, che di testa è costretta ad anticipare un avversario, ma poi Lentini per Ricciulli, che larga ancora per Gomez, anticipato da Cirrone. Rimessa laterale appena battuta, poi il tiro di Candela con Cirrone sulla sinistra per la squadra di Michele Marino. Il lancio in avanti a cercare la velocità di Genna, che viene anticipato dall'intervento in uscita da parte di Cassano. Che lancio in avanti a cercare Lentini, che agisce alle spalle di Discordia. Controlla palla Lentini, che poi mette in mezzo il pallone alto. Viene controllato senza troppi problemi da Guido Mistretta. Un avversario Panzeri che poi può allargare sulla sinistra per Aggio. Mette in mezzo Aggio, ma il pallone è troppo lungo per l'intervento di Lentini. Sarà uno schema, infatti è così, con la palla che viene messa in mezzo. C'è però Lentini che fa anche da primo difensore del Mazzara ad allontanare il pallone. Resta nella metà campo del Mazzara il fulgatore, la palla messa in mezzo. Arriva l'intervento in uscita di Cassano, così per Barbara, pescata in posizione regolare. Barbara mette in mezzo, Benivegna salva tutto, ancora Barbara che mette in mezzo e ancora Benivegna a salvare il Mazzara, ma il fulgatore resta in area di rigore. Poi è per la terza volta Benivegna che salva il Mazzara. In avanti per Candela, che prova a prolungare, poi l'intervento di testa di Baiata, duplice fischio dell'arbitro che arriva in questo istante. Mazzara e Fulgatore vanno al riposo sullo 0-0. Non una grande partita fin qui, non tantissime emozioni in questi primi 45 minuti. Ci auguriamo sicuramente che si vivacizzi tutto un po' nella ripresa. Mister Abbenante che ha portato in panchina, mentre c'è Aggio che recupera un pallone nella metà campo avversario. Aggio si porta in avanti, entra in area di rigore, mette in mezzo, dove Lentini viene anticipato dall'intervento di Mistretta. Guadagnare qualche metro, mette in mezzo il numero 5 con Baiata, che fa scorrere la palla che arriva sui piedi di Genna, il destro di Genna che finisce alto, la palla deviata dal portiere, pallone per il Mazzara, poi la mette in mezzo per Aggio che conclude col sinistro. Mistretta si salva respingendo sicuramente ritmi più alti nel corso di questa ripresa. Gioco adesso ancora il Mazzara, che insiste in avanti con Aggio che prova a saltare un avversario, poi finisce giù, si rialza Aggio che adesso scappa sulla sinistra, prova a mettere in mezzo dal fondo, la palla è facile preda di Mistretta. Al fulgatore con l'inglese che serve Candela in posizione di offside, si alza la bandierina del primo assistente, è salita bene la difesa del Mazzara. Questa situazione pericolosa, poi Baiata prova a controllare il pallone, riparte pericolosamente il fulgatore con un lancio in avanti, è costretto a uscire Cassano che con un colpo di testa anticipa Inglese, poi Candela controlla il pallone, l'intervento di Baiata sul diretto avversario, cartellino giallo per Emanuel Baiata, costretto a spendere il fallo per evitare una conclusione dalla distanza del fulgatore a porta praticamente sguarnita. Tanto Priola sulla sinistra, palla per Lentini che può girarsi al limite dell'area di rigore, il tiro di Lentini bloccato a terra da Mistretta. Avanti a sé il numero 8 del fulgatore, la palla in avanti per Barbara che si presenta a tu per tu con Cassano, salta il portiere, la deposita dentro, ma è tutto fermo perché il primo assistente dell'arbitro aveva segnalato la posizione di offside e Barbara si è beccato anche il cartellino giallo per aver proseguito l'azione nonostante il direttore di gara avesse fermato il gioco. Tra i piedi di Aggio che può andare in mezzo con la palla respinta da Mistretta. Parte adesso El Amraoui dalla bandierina, la palla messa in mezzo, c'è Lentini che salta, poi l'intervento di testa di Baiata, la difesa del fulgatore libera in qualche modo il sinistro di Calderone che si spegne di poco alto. Fischio dell'arbitro che arriva in questo istante, El Amraoui mette in mezzo la testa di Baiata, l'intervento di Mistretta, Mazzara a un passo dal gol. Fulgatore che prova a rispondere con Mistretta che mette in moto Todaro.
Todaro che affronta Pirrello, ancora Todaro che rientra sul mancino, Todaro il tiro che finisce alto sopra la porta difesa da Cassano. Adesso avanza il 20 del Mazzara, può metterla in mezzo da lì, lo fa, la palla viene sporcata da Amato, poi svirgola il numero 6 di Discordia e per poco non viene beffato Mistretta. Stavamo assistendo a un'azione da mai dire gol, praticamente con un pallone svirgolato che per poco non ha bucato i guanti di Mistretta, la mette giù. Adesso è l'Amraui ad affrontare Barbara, è l'Amraui, la mette in mezzo per Lentini che non arriva sul pallone, ma c'era posizione di offside segnalata dal secondo assistente arbitrale che fa ripartire l'azione della propria squadra. D'Amico, il sinistro in avanti a cercare Barbara, non segnala nulla l'assistente dell'arbitro, la palla che finisce al numero 16 Adamo che poi la mette dentro, clamorosa topica del Mazzara. Lascia scorrere il pallone Barbieri, entra in area di rigore Barbieri che poi la lascia lì per Lentini, il tiro respinto dalla difesa del Fulgatore poi che finisce a terra. Niente di irregolare secondo il direttore di gara. Arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro quando siamo al 91esimo minuto. Mazzara che perde in casa con il Fulgatore, 1-0 il risultato finale in favore della squadra in maglia rossa.